Come va il tuo ginocchio, Jenny? Meglio, grazie. Arrivederci. Buongiorno, Marta. Buongiorno. Buongiorno, Carlo. Buongiorno. Hai riparato poi quello scaffale? Non ancora, Mrs. Sol, ho solo due mani. Lo so, caro, ma qui più che un uomo mi ci vorrebbe un polipo. Ah, c'era un tale che mi ha chiesto curve e luce, ma non l'ho mica trovato. Lo devi cercare sotto architettura moderna. È il 74/9, mi pare. Roberto! Come va, Alice? È un piacere vederti. E ti sei anche alzato presto. È un bel po' che non mi vieni a trovare. Beh, sai, ultimamente non ho avuto molto tempo per la lettura. Ti tengono molto occupato laggiù al consiglio comunale. Con la tua elezione la città ci guadagna, ma io ho perso un amico. Non è vero. Bene, se non è vero puoi dimostrarmelo. Fammi costruire un'altra sala. Ah. Serve una sala per i giovani. Se vieni a trovarmi questo pomeriggio, vedrai quanti ce ne sono. Il progetto è nella mia scrivania. Da 3 anni. Non ti preoccupare. Avrai la nuova sala. Come sei riuscita ad ottenere la biblioteca? Solo che mi ci sono voluti 25 anni. Stavolta proprio ecco, non me lo sentirei di aspettare altri 25 anni. Ma se sei così ostinata, lo sai che sono 35 anni che mi togli i granelli di polvere dal vestito? Ed è sempre lo stesso vestito. Oh, no. Da qua che lo registriamo. Grazie. Hai messo insieme una gran bella biblioteca, lo sai? E perché non ci vieni più spesso? Te l'ho detto perché. Bene, non ti levo più un granello di polvere nemmeno. Ho capito, mi toccherà diventare cliente. Ho anche un buon manuale per te. Come si diventa un bravo consigliere comunale. Ecco fatto. E adesso vattene perché io sono una donna che lavora. Allora, buon lavoro. Altrettanto. E ricordati della sala per i giovani. D'accordo. Cosa hai combinato, Tom? Quanti ne hai saccheggiati? Solo 9. E quando li vuoi leggere? Stasera. Mrs. Sol, gli lascia prendere 9 libri con una sola tessera. Più quello di mia madre, di mio padre e di mia sorella. Oggi niente premio? Vediamo. Sì. Guarda, guarda cosa c'è. Un altro lo ucciderà nelle ultime pagine. Piuttosto, perché non la smetti di occuparti di mostri? Ci sono tante altre belle cose qui da leggere. Tutte le meraviglie del mondo sono qua, su questi scaffali. Non c'è che da scegliere. Vuoi provare? Vediamo un po'. Ecco qua. Racconti della Bibbia. Ma devo ancora finire questo, Mrs. Sol. Non ne comincio un altro. Non credi che altrimenti farei confusione? Sei un pozzo di saggezza. Ma perché non ti lasci qualche cosa per domani? Domani è così lontano. Sì, hai ragione. D'altronde è ora di andare. Sai cosa facciamo? Questo è un pezzo rarissimo. Ma se prometti di non rovinarlo, puoi portartela a casa. Certo, glielo prometto. Grazie. Ehi, sta arrivando il nostro più bel gioiello. Procura di non dare fastidio anche a lui. D'accordo. Beh, adesso metti via Beethoven e tira fuori le forchette perché io ho molta fame. No.
Non è Beethoven, ma Chopin. Chopin, Beethoven, quando ho fame voglio solo mangiare. Salve, ragazzo! Ciao, mamma, salute. E là, Freddy, che cos'è? Un libro da leggere, è un pezzo rarissimo. Ah, va, mettilo via, che tuo padre sta morendo di fame. Giorgio, hai comprato l'orario? Ah, giusto, ecco qua. È pieno di treni che vanno a San Luis. Ah, ah. Tu sei proprio decisa? Per forza, è un anno che non vedo mia madre. E non è riposante? Ma guarda che marito, non sopporta né Chopin, né Beethoven, né la suocera. Si tratta solo di 2 settimane. Potrai arrangiarti senza la compagna fedele? Sarà una prova terribile, soprattutto se non mi lasci molta birra in ghiacciaia. Cosa fai adesso? Ti metti a leggere a tavola? Tu leggerai dopo. Avete vinto voi, prode cavaliere, disse il mostro cadendo ai piedi di Bellerofon. Ai piedi di Bellerochi? Oh, a tutto c'è un limite. Sai perché non ha mai voglia di mangiare niente? Perché si riempie di idiozie. Fred. Guarda. Su, Fred, smetti. È ora di mangiare. Avanti, ne avrà di tempo per leggere dopo, su. No, papà, lasciami finire, per favore, di cosa papà. Suo tempo, no? George, lascialo fare. Ma parla, lo scio! Hai visto che occhiata mi ha dato? Ha ragione lui. Cosa vuoi che conti, un padre? È molto meglio un libro di avventure. Perché deve essere diverso dagli altri? Perché passa qui tutto il suo tempo libero? Sempre col naso incollato ad una pagina. Quando torno a casa vorrei trovarci un figlio, non uno sciocco che crede ancora ai mostri. Mai che vada a giocare a baseball una volta o che mi torni a casa con un occhio pesto come gli altri. E se queste cose non le fa adesso, quando le deve fare? Perché non cerca di avvicinarsi un po' più a suo figlio? Ha provato, non so, ad andarci a passeggio? Solo voi due a prendere un gelato. Penso che non so neanche se gli piacciono i gelati. Mr. Slater, perché vuole che Freddy sia diverso da come ora? Suo figlio non è come tutti gli altri bambini, è assai diverso, meravigliosamente diverso. Si è mai accorto che in questo paese stiamo diventando troppo conformisti? Vorremmo che i nostri figli diventassero tutti campioni sportivi o miss qualche cosa. Eppure c'è gente che riesce a sentirsi contenta lavorando in un laboratorio. O magari in una biblioteca. Va bene, penso che dovrò ripagarle il libro. No, non occorre, Mrs. Slater. Suo figlio l'ha già riaggiustata. Mi scusi. Pronto? Sono io, Alicia. Sono Roberto. Noi del Consiglio Comunale andiamo tutti a pranzo insieme, da Morrissey. Vuoi venire anche tu con noi? Di che si tratta del... Scusa un momento, abbia pazienza, faccio subito. No, mi dispiace, devo andare. Ho già fatto tardi. Oh, grazie di essere venuta a trovarmi. Beh, arrivederci. Buongiorno, Miss Lucrezia. Buongiorno. Dio un po', non sarà mica per la costruzione della sala dei giovani. Certo, dobbiamo parlarne, esaminare il progetto. Sì, porta i disegni. Ne possiamo riparlare a pranzo. Io non la farei tanto lunga. Perché non le dici di che si tratta? Sarebbe un errore molto grave. Alice ha un carattere tutto suo. Certo, ha ragione. Atto e diplomazia. Come? Oh, no, no, niente. Brava. Ci vediamo lì, dai Morrissey. D'accordo. Allora più tardi. Mrs. Soul. Ma si sta allenando per i 100 metri piani. Questo è molto carino da parte tua.
Era molto tempo che un giovanotto non mi correva appresso. Lo vuole un biglietto della lotteria? Naturale. Che cosa si vince? Un bel puledro. Ah, è quello che mi serviva. È anche una vera sella da cowboy, autentica. Oh, sono uscita così di fretta che ho scordato di prendere la borsa. Corretemi dietro la prossima volta, che di biglietti ve ne compro due. Buongiorno. Buongiorno, Morrissey. Quella illustre combriccola di grand'uomini sta dicendo cose immortali là in fondo. Grazie. Buongiorno, Mrs. Holly. Buongiorno, Frank. Oh, ecco la nostra gentile ospite. Buongiorno, signore. Buongiorno. Grazie di aver accettato. Anche questa volta sei arrivata giusto in tempo, la tua birra. Grazie, ma voglio avere la mente lucida. Sedetevi, prego. Vorrei farvi perdere il minor tempo possibile, anche perché so quanto siete occupati. So bene qual è il vostro problema e ho fatto di tutto per risolverlo. Ah, Mrs. Hall, forse non conoscete tutti i nostri problemi. Al contrario, io li conosco e anche molto bene. E ho cercato di limitarmi il più possibile. Ho qui con me il costo per metro quadro, il prezzo di ogni materiale e un piano per collegarci col vecchio impianto di riscaldamento. Con tutti Alicia, questi accorgimenti... Alicia, dobbiamo seguire la procedura. Una seduta come questa è piuttosto irregolare, ma... La parola a te, Martin. Propongo di stanziare i fondi necessari alla costruzione di questa nuova sala e di passare i piani relativi alla commissione costruzione con procedura d'urgenza. Ellerby? Approvo. Gli altri? Approvo. Approvato. Ecco fatto, Mrs. Hall. La sua biblioteca avrà una sala per i giovani. Beh, io non riesco neanche a parlare. Come faremo poi per il finanziamento, questo non lo sa nessuno. Non mi preoccuperei tanto, fossi voi. Io so che ci riuscirete. Ricordo la prima volta che parlai col giudice Ellerby della nostra biblioteca. Anzi, non eri neanche giudice allora. Come ricorderete, la biblioteca era nel retro d'un tabaccaio. Pagavamo l'affitto con una sovraimposta sui bar che ci dava... è deliziosa. Non mi ricordo bene quanto ci dava, ma io penso che con una nuova imposta, per esempio sulle coste... Scusi, Mrs. Hall. Oppure... Scusi, ma vorremmo che ci dicesse una cosa. Sì? I miei elettori potrebbero chiedermi che ci fa questo libro nella nostra biblioteca. L'ho comprato io. Ma lei sa di che tratta questo libro? Certo, espone gli ideali dei comunisti. Il giudice l'ha scelto proprio ieri mattina. Ci dà molti grattacapi. Lei non può immaginare che lettere e che telefonate riceviamo. Mi dispiace che faccia tutto questo rumore. Per questo l'ho voluto leggere. Devo ammettere che i reclami sono giustificati. Sì, perlomeno non hanno tutti i torti. È pura propaganda. Già, e non si cura neanche di nasconderlo. E quindi è meglio toglierlo dalla biblioteca. Toglierlo? Naturale, e subito. Ma non vorrei mica difenderlo. No, oh, non ci penso nemmeno, anzi, penso che sia un libro assurdo. Ma perché non volete che la gente sappia quanto sia assurdo? E per questo l'ho voluto comprare. Se dovessi togliere tutti i libri che trovo assurdi, sarei fresca. Vede, Mrs. Hall, noi non le chiediamo di far sparire tutti i libri assurdi, ma unicamente questo. Beh, io ne potrei fare anche una questione di principio. Ma se si tratta di un libro comunista... No, aspetta un momento. Direi che tutte e due avete argomenti validi. Bisognerà riparlarne. Esatto. Ma una cosa come questa può sollevare un brutto vespaio. Il fatto è, Mrs. Hall, che quel libro non ce lo vogliamo. Io sono un politico, Mrs. Hall. Noi facciamo la sala per i giovani. E lei fa sparire quel libro. Ho sempre pensato che una biblioteca è una specie di isola circondata da ogni parte dal consiglio comunale. Siamo d'accordo, signori. Frank? Mrs. Hall, tutta la mia ammirazione. È così che sei riuscita ad ottenere tutti quei voti, eh? Dell'altra birra, Frank. Getta questa roba in cantina, dove vuoi tu. No, non posso permettere che un libro venga buttato via. Gli darò una qualche sistemazione. Non saprei in che modo. Ma vedete, è la prima volta che devo togliere un libro dalla biblioteca e fa un certo effetto.
ora di chiudere, Mr. Beldon. Le dispiace chiudere lei, Mrs. Hall? Ah, sì, chiudo io. Grazie. Come si fa a disfarsi di un libro? Un libro troppo vecchio? No, non è troppo vecchio. Non è pornografico. E non contiene altro che idee. E in qualche modo me la caverò. Buonanotte, Marta. Buonanotte. Ah, finalmente. Cosa finalmente? D'accordo, m'hai convinto. Splendida mascella volitiva, Mr. Duncan. Tu hai un sacco di splendide altre cose. Mi si scioglie la lingua quando bevo troppo. E allora mi dirai che mi vuoi bene? Può essere. Beh, proviamoci. Bevi. Bevuto. Di, vuoi sapere una cosa, Mr. Duncan? Cosa? Dillo. Ti voglio bene. Visto? Fa miracoli. Continua a bere. Ho detto che ti amo. Che altro devo dire? L'amore non basta. Desidero sposarti, Marta. L'ho avuto, un marito. E sarei una sciocca se ci riprovassi ancora. Hai commesso un errore, nient'altro. Non si vive senza sbagliare. Ma sai che è una bella frase? Indovina cosa ha fatto quella pazza scatenata. Ha preso il libro e l'ha rimesso al suo posto. Ma no. Sicuro? Poi ha telefonato al sindaco e gliel'ha detto. Ma questo non lo può fare. Lo so, però l'ha fatto. Ma cos'è successo? Beh, ora glielo dirà lui. Ho voglia di bere. Allora, vuoi parlare? Niente altro che questo, che oggi Mrs. Saul si era impegnata a togliere un libro dalla sua biblioteca e poi ce l'ha rimesso. Che libro? Un libro intitolato Sogno comunista. Ah, ecco che voleva dire. Chi? Lei. E mi meraviglio che avesse accettato di toglierlo. Perché? Ma perché è una donna molto decisa quando difende un'idea. Quale idea?
libertà di pensiero, di parola, un rispetto di ogni opinione. Mr. Duncan. Ehi, cosa ho detto? Niente. Sciocchezze. Ho bevuto molto. Vuole almeno dirci perché ha cambiato idea? Credo di aver ceduto a qualcosa come un amichevole tentativo di corruzione l'altro giorno. Voglio dire, la sala per i giovani. Quando me ne sono accorto, ho riesaminato tutto. E ho visto che non potevo fare ciò che mi chiedevate. Che cosa intende dire con questo? Intendo dire che non posso far sparire un libro soltanto perché non vi piace. Ma non è soltanto a noi che non piace, Mrs. Saul. Qui ci sono decine di lettere che ci chiedono... Lettere scritte da gente che ha eletto questo consiglio. Inoltre ecco qua la petizione di tutto quanto un comitato. Comitato civico femminile antisovversivo. Se non ci darete soddisfazione, interesseremo i giornali e anche il Parlamento. Senta, per questo stupido volume vale la pena di passare guai di questo genere? Ho l'impressione di sì. Non si manda avanti una biblioteca o un consiglio comunale con la paura degli altri. Lei dà fatto se fumo? Affatto. Mrs. Saul, cerchiamo di vedere le cose con un po' di buonsenso. Non riesco a capire perché si ostini a voler mettere nei guai tanto lei che noi solo per un libro. Non è solo questo libro. Ce ne sono cataste di libri che trattano problemi sociali, di ogni opinione. Che avverrà se ci mandano altre lettere come questa? Ma stavolta si tratta di un libro comunista, capisce? Alicia, tu e io siamo amici da tanti anni. Quando hai ragione sono con te, ma stavolta hai torto, hai torto. Che cosa vuol fare? Trasformare la nostra biblioteca in un'agenzia di propaganda? Senta, Mr. Martin, ma se l'immagina quello che direbbe Thomas Jefferson, per esempio. Avanti, Alicia, cerca di essere un po' più pratica. Per favore, Roberto, lasciami dire, si tratta di una cosa molto grave. In biblioteca c'era un libro parecchi anni fa, e c'è ancora, e tutte le volte che mi capitava in mano mi faceva venire il mal di stomaco. Mein Kampf. Forse abbiamo corso il rischio di diventare tutti nazisti, ma è successo proprio il contrario, e ve lo dovreste ricordare. Era un libro che indignava chiunque. E per questo Hitler fu sconfitto. Capite che continuando a tenere questo libro in biblioteca il danno lo subiranno i comunisti? È come se dicessimo loro, voi non ci fate nessuna paura e quindi lasciamo che le vostre idee vengano conosciute. Ma se sopprimete il libro, mostrerete di aver paura. Sono i regimi totalitari quelli che bruciano i libri di dottrina diversa. Non è anche per questo che siamo democratici? Ascoltatemi. Voi volete che io tolga questo libro dalla nostra biblioteca e dovreste invece battervi per tenercelo ad ogni costo. A proposito di quanto ha detto ora Mrs. Saul, vorrei farle un paio di domande. Prego. Cominci pure. Prima di tutto, vorrei sapere se per caso non è in relazione col Comitato Rapporti Culturali del Progresso dei Popoli. Qualche anno fa mi pare di essere stata anche membro effettivo. E l'Associazione per la Pace? Sì, naturale, sono stata iscritta. Ed anche al Centro Educativo Lavoratori. Paul, ma questo che significa? Molti di noi hanno aderito a queste organizzazioni, specie durante la guerra. Ha ragione. L'ultima volta ci sono cascato anch'io, gli ho dato $5. Lo sapete che tutte queste organizzazioni ed altre qui elencate sono risultate antipatriottiche? Sì, l'ho sentito, devo anche averlo letto sui giornali. Ed è proprio per questo che smisi di frequentarle. Mr. Duncan, c'è una cosa che non riesco a capire. Dove cerca di arrivare? Che cos'è questo baccano infernale? Stanno sistemando il marciapiede di fronte. Ma non potevano farlo in un giorno in cui non c'era seduta. Mrs. Saul, vedo che qui il suo nome è compreso addirittura fra i soci fondatori.
Posso controllare? Sì, vedo che c'è il mio nome insieme a quello di molti altri. Una cosa mi domando, se anche con gli altri l'hanno fatto senza dirglielo. Intende dire che lei non ne era al corrente? Proprio così. Ma era un'associazione comunista. E se lei ne faceva parte a quelle idee un po' ci credeva. No, e quello che penso lo sapete. Mister Duncan, tutte queste insinuazioni sono inammissibili. È evidente che non possiamo andare d'accordo noi due, siamo fin troppo diversi. Ma non voglio che le restino dubbi. Io non sono comunista e non sono mai stata comunista. E questo una volta per tutte. Non basta non essere comunisti. Bisogna ricordarsi che siamo americani. Lei, associandosi a questa gente che consideriamo nostra nemica, è diventata un po' come fosse tale. E noi dobbiamo difenderci da chiunque attenti alle nostre istituzioni. Da chi finisce per fare il gioco dei nostri nemici. Da chi li asseconda. Da chi li aiuta, magari anche solo salvando un loro libro. Tutto questo mi sembra molto esagerato. Mrs. Hall è una buona americana. E che vuol dire? Prova a dimostrarlo se viene fuori questa roba. Che significa se viene fuori? Beh, che non solo si rifiuta di togliere di mezzo quell'assurdo libro sovversivo, ma che ha anche quei precedenti. Quando sono venuta qui dentro oggi, credevo che avremmo solo parlato d'un libro. Ma ho l'impressione che l'argomento sia diventato un altro ormai. Paul, se Mrs. Hall rinuncia a quel libro, tu dimentichi il resto. Certo. Purché Mrs. Hall aderisca in futuro a eliminare tutti quegli altri libri che le indicheremo. Si ricorda di aver detto soltanto questo libro, Mr. Grimble? Ma non vede in quali condizioni ci sta mettendo? Io vedo le condizioni in cui ho messo voi. Guardate ora quelli in cui avete messo me. Se volete, potete eliminare il libro dalla biblioteca, così come potete eliminare anche me. Ma per fare una cosa, siete costretti a fare anche l'altra. Buongiorno, signore. Alice. Alice, ma puoi andartene così? Cerca di essere un po' ragionevole. Perché non ci pensi su? Avanti. Mi dispiace, ma ci ho già pensato abbastanza. Il problema non è tanto se tenerci questo libro o buttarlo al diavolo. E tutto questo maledetto subbuglio che ha cominciato a sollevare. Ma certo, chi ci dà il voto vuole essere difeso, naturale. Non molla, vero? Allora forza, licenziamolo. Non possiamo. Si può dire che la biblioteca l'ha fondata lei. E agli elettori che cosa gli raccontiamo? Che Mrs. Hall si è battuta col consiglio e l'ha mandato a knockout? Ma forse anche lei ha degli amici. Ce n'ho anch'io degli amici. Sì, va bene, ma è meglio muoversi con prudenza, stare a vedere. Stare a vedere cosa? Senti, o resta sconfitta Mrs. Hall o è il Consiglio Comunale che resta sconfitto. Inoltre, questo i nostri elettori vogliono da noi. In nome di Dio snidate i nemici dell'America. Eccolo il nostro compito. Per questo ci hanno scelto fra migliaia di altri uomini. Mi dispiace, ma dobbiamo essere inflessibili. Datele il tempo di ripensarci. È tardi e l'America non può aspettare. Si propone di licenziare subito la bibliotecaria Alicia Hall. Ai voti. Chi è a favore? Io. E tu? Anch'io. Anch'io. Credo che in una cosa come questa ci vorrebbe una votazione unanime. D'accordo. Credo di aver
sistemato tutto. Le pare che abbia dimenticato niente? No, Mrs. Hall. Comunque, per qualsiasi cosa, sarò sempre a sua disposizione. Mrs. Hall, io sono stata un po' la causa di tutto. L'ho detto io del libro a Mr. Duncan. Soltanto non credevo che fosse una cosa così grave. E allora le consiglio di non preoccuparsene. Arrivederci, Marta. Buonasera, Mrs. Hall. Arrivederci, Carlo. Buonasera, Mrs. Hall. Arrivederci, Susie. Le voglio dire solo... Lo so, Susie. Ancora un altro concorso. Sì, ma questo lo vinco senz'altro. Quello che devo fare è risolvere 30 indovinelli. E scrivere perché il sapone Bristol rende più lieta la mia giornata lavorativa. Ma certo. Adesso però fila a letto. Perché devo andare a letto se non ho sonno? È stata gentile, Mrs. Hall, a regalartela. A Freddy's Letter per tutto quello che saprà fare la sua amica Alicia Hall. L'hanno licenziato. Mrs. Hall. Che fai qua? Dovevo vederla. Sei tutto bagnato. Perché non hai l'impermeabile? Ma è terribile quello che succede. Sì, però prima di tutto vieni di sopra un momento. Ci diamo una bella asciugata. Hm? Stanno cancellando il suo nome là in biblioteca. Lo so, lo so. Volevo dirle a Mrs. Hall che qualunque cosa scrivano i giornali, non cambio opinione su di lei. Grazie, Bill. Non le piaceva stare in biblioteca? Certamente, molto, moltissimo. Perché allora è venuta via? Vedi, non dipende da me. C'è stato un voto al Consiglio Comunale e sono tutta brava gente, ma... non eravamo d'accordo su una certa cosa. Ma di che si tratta, Mrs. Hall? Andrò da loro io e parlo io col sindaco. Senti, sei molto caro, ma ho l'impressione che non servirebbe a niente. Vedi, c'è un piccolo libro nella biblioteca che loro vogliono togliere. Ma io penso che non sia giusto. Ma perché diavolo lo vogliono togliere? Beh, ci sono parecchie persone a cui... non piace, pensa che non piace neanche a me. Non può farlo sparire. O magari nasconderlo senza dirlo a nessuno. Vuoi inventare una storia? Una storia qualunque, tanto che gliene importa. Sai, Fred, non è facile da spiegare, ma spero che un giorno capirai.
In biblioteca troverai sempre Miss Lucridge pronta ad aiutarti. Non la voglio, Miss Lucridge! È lei che voglio! Beh, potrai venirmi a trovare a casa quando vuoi. No, Mrs. Saul. Per favore. Freddy, perché non cerchi di capire? Posso capire tante cose, ma perché questa sera vi siete presentati così in pochi? Beh, te lo dico io perché siamo così in pochi. Ecco perché. Leggi i giornali. Sì, mi dispiace, ma è vero, reverendo. Ho dovuto discutere con mio marito. Non voleva neanche che venissi qui. Perché? Ecco perché. Alicia Hall ammette di essere affiliata ai Rossi. Gravi prove sono emerse nei confronti di Mrs. Alicia Hall in seguito al suo licenziamento. Come ci ha dichiarato un autorevole membro del Consiglio Comunale, l'ex bibliotecaria ha ammesso di aver fatto parte di numerose organizzazioni sovversive. Stando così le cose, il Consiglio Comunale non aveva altra alternativa che licenziare Alicia Hall e via di questo passo. È vero questo, Mrs. Hall? Direi abbastanza vero. Direi abbastanza falso. Nessuno ha detto infatti perché si era iscritta e quando si è dimessa. Comunque è un gran brutto affare. E chiunque la difenda sarà per tutti un sovversivo. Figlioli, ammesso che sia vero quello che ha detto Jones, reverendo, io spero che non vi fermerete. Io so che volete dire, che deve dire un sacerdote, ma poi siamo noi che restiamo in mezzo a questi pasticci. È disgustoso, guardate. Anche il solo sospetto di essere accusati di sovversivismo ci fa diventare dei vigliacchi. Siamo proprio ridicoli. Io dico che una petizione con le firme di tutti quanti non può essere pericolosa. Beh, se vi servono soldi io sono qui come sempre, ma petizioni preferisco non firmarne. Un momento, prego, se non vi dispiace. Ho pensato una cosa mentre parlavate. Come ho lasciato la biblioteca, così vorrei lasciare tutto il resto come sta. Difendere gli altri è diventato un lusso. Mr. Micker non vuole avere pasticci. Mr. Corbett ha i suoi clienti. Miss Layton è insegnante comunale. Ma Alicia, cosa possono farci? Nessuno può saperlo. E non voglio che oltre me scoprano altre pecore nere in questa città. Mai. Mrs. Saul, noi siamo qui riuniti. No, reverendo, non c'è altro da dire, purtroppo. Mrs. Saul, siamo venuti qui tutti quanti per aiutarla. E voi altri chi vi aiuterà dopo? Voglio solo dire grazie ad ognuno di voi. E anche che mi dispiace. Credo che tutto sommato lei abbia preso una saggia decisione. Andiamo. Comunista, mamma. Beh, non è facile rispondere a una domanda così. Signori, in vettura, parte il treno delle madri. Ciao, vecchio. Ciao, papà. Ma tu che fai qui? Stai ancora così, non parti? Ho rimandato il viaggio. Una brava moglie deve stare vicina al marito. Ma che è successo? Sei ancora preda del mio fascino di bruno giovane maschio? No, io... Insomma, non preferisci che resti? Dove vai? Rompi tutto. A lavarmi le mani per il pranzo. Non sono partita perché non me la sento di lasciare Freddy proprio adesso. Perché? Sta poco bene? No, è per quella storia di Mrs. Hall. È così turbato. Ma ci mancava anche questa. Ma guarda un po'. Scoprono che una tale è sovversiva, nessuno la guarda più in faccia. No, signore. A casa mia si fanno venire le crisi. Freddy sente come se Mrs. Hall l'avesse tradito. Ah, infatti l'ha tradito, così come ha tradito tutti.
Ma per lui forse è un bene, così andrà a giocare a baseball con i suoi compagni e la finirà con la biblioteca. Ah, fammi il piacere, non è così semplice. Senti, Mrs. Hall era una cosa troppo grossa per Freddy. Grossa come un pallone gonfiato. Certo che è una storia quasi incredibile. Apparteneva a non so quante associazioni sovversive, leggi i giornali. Alcuni amici suoi si erano riuniti per spalleggiarla, ma lei li ha rimandati a casa. Non voleva guai, aveva paura. Capisci? Beh, ancora non ci credo, ecco tutto. Io invece l'ho capita dal primo istante che l'ho conosciuta. Sai che discorsi mi ha fatto? Qui siamo tutti troppo conformisti. E il diavolo sa che razza di altre cose avrà insegnato a Freddy. Salutala per primo. Hai sentito quello che ti ho detto? Buongiorno, Miss Soul. Buongiorno, Frank. Benvenuta, era ora. Stavo per mandarle un San Bernardo. Ah, dunque lei è uno di quelli che dicono che devo farmi vedere in giro un po' più spesso. Come vanno le cose qui? Beh, non troppo bene. Lo sa che ho i reumatismi? Che prende? Il solito, immagino. William, porta una zuppa imperiale con doppia salsa. I vecchi clienti hanno preso il volo. Avranno trovato di meglio. Tutte facce nuove. Come diceva quel tale? Largo ai giovani. Ficcanaso. Lo sa cosa di bello la gente qui da noi? Che non cerca nemmeno di salvare la faccia. Beh, non la lasci freddare. Buon appetito. Rispondile, no, t'ha chiamato. Ma che vuole da me? Vacci tu, in fondo è un'amica tua. Era amica mia. Avanti, quella è lì che aspetta. Va bene. Voleva me, Mrs. Hall? Ce l'hai ancora quei biglietti della lotteria? Dammene un paio. Quale lotteria? Ah, ma c'è già stata da un pezzo. Pensi un po', qualcosa come un mese fa. Dunque, niente lotteria. E non ho vinto il cavallino.
Senti, Bert, mi sbaglio oppure oggi è sabato? Sì, sì, è proprio sabato. Ti piacerebbe che ti portassi al cinema? Oggi sono ricca. Il fatto è che ci sono gli altri, ha visto i miei compagni. Ma io dicevo anche per loro, se vogliono venire posso invitare tutti. Non credo che possano venire. Qualcuno ha già visto il film e qualcuno deve tornare presto a casa. Va bene, Bert, un'altra volta. Certo, un giorno mi ci sono. Bert, di a Freddy che può venire a trovarmi. Digli che l'aspetto. Glielo dirò. Mio padre dice che per arrestarli bisogna avere delle prove. E sai che fanno? Vanno sottoterra. Mio zio dice che lavorano tutti sottoterra. Salve! Ciao! Ciao! Ciao. Ehi, ve l'immaginate, Mrs. Hall, che lavora sottoterra? Perché non vai a vedere se è vero? Scopri cosa fa. Cerca di avere delle prove. Così l'arrestano. Ma non è mica necessario. Io ne so già tante sul suo conto. Ah, sì? Sul serio? Cose di che genere? Perché non ce le dice, Fred? Sono cose gravi, cose che nemmeno vi immaginate. Allora raccontacele. Da chi le ha sentite? Da mio padre. Mio padre è lui che me l'ha detto. Pare che lei abbia un fratello, nel Perù. È lui che le manda i codici segreti, nascosti nei libri della biblioteca. Non credo neanche a una parola di quello che dici, sono bugie. Ma è vero, è vero. E sai dove è nascosto il codice segreto? Certo, e anche tutti gli altri codici. Tutte le meraviglie del mondo, così ha detto mostrandomeli. Senti un po', perché non lo dici anche a noi dove sono? Così la facciamo arrestare. Ah, sono tutte panzane. Quello se li è sognati i codici segreti. È vero, ve lo giuro. Lo so io dove sono. So dove li nasconde e li posso prendere tutti se voglio. Va a casa, è ora di fare la nanna. Sì, vattene a casa e di a tua madre di raccontarti un'altra favoletta. Sì, vattene via, che qui dobbiamo parlare di cose importanti, di cose vere. Ve ne accorgerete. Tutti quanti. Vi farò vedere. Ah, Carlo? Carlo, bisogna inchiodare tutte queste targhette sugli scaffali. Ho soltanto due mani, Miss Lucridge. A fermarlo. Io non ho visto nessun ragazzo, ho solo due gambe, non posso mica essere dappertutto. Va bene, veda se è andato via. Vado, vado. Avanti. Sono io, Mrs. Hall. Forse è un po' tardi, ma... Non fa niente, cosa è successo? Vede, si tratta di Freddy Slater. Si siede, Marta. Fred è diventato insopportabile in biblioteca. E non solo viene molto meno spesso di prima...
ma si comporta in un modo così strano e ostile. Lei se lo ricorda quanta cura aveva dei libri? Beh, adesso li va seminando dappertutto. E poi l'ho trovato nascosto in una sala dopo l'ora di chiusura. E perché lo viene a dire a me? Lei ha avuto sempre ascendente sui ragazzi. Lei ha sempre saputo come prenderli. Questo forse una volta, adesso è cambiato. Che cosa è cambiato? Saprà che i ragazzi cercano di evitarmi, come i loro genitori. Immaginavo che lei e Mr. Duncan l'avreste almeno previsto. Mi scusi. Non dovevo disturbarla. Lei dà la colpa a Mr. Duncan. E anche a me. Credo proprio di sì. E a chi altro dovrei dare la colpa? Mi dica lei. Se mi fossi resa conto, io... Per favore, adesso non mi dica che le dispiace. Mrs. Hall, Paul non era che uno dei 5 membri del Consiglio Comunale. Le assicuro, non se l'immaginava che succedesse tutto questo. Sarei contenta che lei mi credesse. Ho fatto di tutto per tenere la testa a posto in questi mesi. Ho cercato di capire tutti e anche di perdonarle. Ma al punto in cui stanno le cose non le dispiacerà se non mi importa niente che lei sia o non sia contenta. Non dovevo venire. Però forse mi crederà se le dico che sul serio vorrei sapere che sta succedendo a Freddy. Io credo di saperlo. Fredde amava tutto, così come amava me. E qualcuno ha trasformato il suo amore in odio. Comincia a far paura anche a lei, non è vero? Buonanotte. Scusa. Oh, papà, balli come un elefante. No, è che credevo fosse un valzer. Sì, beviamo su. Paul Duncan? E come hai fatto? Ma tu non c'eri. Non è carino. E ora cosa farai? Farò in modo che non si accorga di te. Levatelo dalla testa, Bascom. Beh, chi vivrà, vedrà. Posso presentarti un mio avversario? Un tuo avversario? E dov'è? Paul in questo momento fa lo spiritoso perché fra me e lui hanno eletto lui. Ma ci rivedremo la prossima volta. Non ti illudere, il paese ha bisogno di uomini nuovi, decisi. Beh, sotto le elezioni sono tutti uomini nuovi e decisi. Non abbiamo solo parlato, abbiamo anche agito. Altro che? Avete licenziato una bibliotecaria. Beh, si può dire in un altro modo. Certo. Si può dire che il giovane eroe ci ha salvati tutti dalla grande minaccia. So già come saranno fatti i manifesti. Staremo a vedere. A proposito, che fine ha fatto Mrs. Hall? È ancora qui in città. L'ho vista l'altro giorno. Peccato, povera Alicia. Eravamo così amiche prima che si mettesse a fare la comunista. Comunque, grazie per averla smascherata. Beh, ma perché non parliamo d'altro? È una cosa talmente lontana ormai. Ma è sempre un conforto sapere che i nostri figli non sono più sotto la sua influenza. A pensarci mi vengono ancora i brividi. Di chi sta parlando? Di Mrs. Hall? Certo. Perché? Io penso che siate ridicoli. Ho passato gli anni più belli della mia vita sotto quella che chiamate la sua influenza. E che questo mi abbia fatto male non lo crederò mai. Ma solo insegnato a pensare con la mia testa. Oh, questo... No, lasciami parlare. Tu che ne dici? La vedi, Mrs. Hall, quinta colonna ad un'organizzazione sovversiva? Io non so neanche che vuol dire comunista. È ora che lo impari. Posso suggerirti uno slogan? Svegliati, giovane America, i tuoi fumetti sono in pericolo. È sempre stato molto facile far ridere la gente alle spalle di un uomo che compie una missione. Un uomo che compie una missione? Stai parlando sul serio? Certo, signorina. Che domande sono? Ma è ridicolo. Non te ne accorgi? Cara, non è il posto adatto.
Dopotutto, Miss Lucrece, lo vediamo tutti quello che sta succedendo. Prima la Corea, poi l'Indocina. Dobbiamo impedire in qualche modo che i nostri ragazzi vadano continuamente a combattere qua e là. Alicia Hall ne sa qualche cosa anche lei. Se ve ne foste dimenticati, suo marito fu mandato piuttosto lontano, a Château Thierry. Dov'è Château Thierry? In Francia. Fu nella prima guerra mondiale. Stephen Hall era socio di questo club. Povera Alicia, che pena fu doverle portare la notizia della morte di Stephen. A che partito apparteneva? A nessun partito. Era l'uomo più comprensivo, più tollerante, più umano che abbia mai conosciuto. Non scoprì mai i complotti, non salvò l'America dalle streghe. Che uomo inutile. Ve lo ricordate in uniforme prima che partisse? E Alicia Hall, com'era luminosa, vi ricordate? Proprio bella. Questo Clef non ha più visto una donnina così. Ancora più deliziosa di Ted. Che bella coppia, lei e Stephen. Erano sposi da un anno quando lo richiamarono. Peccato. Se avessero avuto dei bambini, ora Alicia sarebbe meno sola. Dammelo un altro, Sandy. Che dicevi della tua missione? Che il quadretto è commovente, ma le cose non cambiano. Oh! Tesoro, stavi sognando, è un brutto sogno. Erano lì che mi stavano aspettando per ammazzarmi. Ma chi? I comunisti. No, no, no. Tutto a un tratto ho sentito dei passi e la signora Hall veniva fuori da sottoterra. E io volevo scappare, ma non riuscivo a muovermi e lei mi tirava tutti i libri, tutti i codici su, segreti. Su, calmati, Freddy, ora ci sono qua io. Da bravo. Sai una cosa? Dobbiamo aver mangiato un po' pesante stasera. Anch'io ho fatto certi sognacci, sapessi. Io non ho molto sonno, e tu? Vogliamo fare quattro passi io e te? Adesso? Ah, certo. Sai che facciamo? Parliamo un po'. E ci pigliamo anche un gelato. Ci vado, mamma. Perché no, caro? Su, vestiti. Faccio presto. I sogni vanno capiti. Se uno sogna c'è sempre una ragione, ma chissà quale. Lei che viene da sottoterra. Ma che razza di sogno. Questo però è vero. Lei vive sottoterra. Tutti i comunisti. Sul serio? Ma certo. Me l'ha detto Charlie. Oh. Senti. E quei libri che ti tirava? Ti ricordi che libri erano? Secondo me sono la chiave di tutta la faccenda. Capisci che voglio dire? Sì. Che forse sono libri cattivi. Certo, ci sono libri buoni e cattivi, come la gente che è buona e cattiva. E cercavi di scappare e non riuscivi a muoverti. Sì, lo so, tu le volevi molto bene. Ma lo vedi come sono le donne, non ti puoi mai fidare. Hai visto, ti faceva l'amica e invece non lo era. Di madri ce n'è una sola. Già. Ce ne abbiamo uno anche noi giù in fabbrica. Sai che calore danno? 7000 gradi. Squagliano l'acciaio come fosse burro. Te le insegnava lei queste cose? Eppure te lo doveva spiegare quanto è forte l'America. Per 25 anni non si è occupata che a riempire di veleno la biblioteca. E quelli non vogliono che una cosa, corrompere e distruggere. Distruggere ciò che noi abbiamo costruito in questo grande paese. Hope so.
Sono sicuro che tutti non volete il discorso di un sindaco, ma quello di un padre. Quante volte ci siamo preoccupati per quello che l'avvenire avrebbe riservato ai nostri figli? La nuova sala per i giovani che il Consiglio Comunale ha voluto ci rassicura. Non a caso la nostra biblioteca sorge al centro della città. Non a caso. Perché una biblioteca è il centro della città. E quindi è alla città e ai nostri figli che dedichiamo questa nuova opera. E ora, amici, ascoltiamo un saggio della banda scolastica. Alicia, non ce la faccio più a fare queste scale. Come va? Sono ore che cerco di telefonarti. Sarò stata giù in cantina, sto facendo su e giù. Ma potevi almeno rispondere alle lettere che ti ho mandato. Da un po' di tempo non ricevo che lettere anonime, le straccio tutte senza aprirle. Che cosa è successo di nuovo? C'è la posa della prima pietra per la tua sala dei giovani. Ci devi venire. Vuoi dire che mi hanno invitata? Sono io che ti invito. Guarda che roba. Hai mai visto una baraonda simile? Era un pezzo che non facevo le valigie. Insomma, ho capito, te ne vai, non c'è più speranza. Vado da mia sorella in California. Voglio fare una scorpacciata di arance prima di morire. Alice, certo hai tutte le ragioni di avercela con me, è giusto. Non esagerare. Guarda cosa ho trovato. Una fotografia con tutte e tre. Io, te e Stephen. Ti rendi conto quanti anni sono trascorsi? Parlavo di lui al club proprio l'altra sera. Allora, ti vuoi mettere il cappotto e venire con me? Solo qualche mese fa, sì. Sarei stata felice di venirci. E sarei passata a fronte alta in mezzo alla gente. Questo è il regalo comprato per la piccola Evans. Ti ricordi che ti ho anche chiesto cosa potevo prenderle? Ieri ha compiuto 12 anni e volevo festeggiarla anch'io. Le ho preso una piccola agenda da borsetta, con la sua relativa matitina d'oro. È carina, no? Sai, ci tiene una bambina di 12 anni. Sua madre mi ha detto che era andata fuori e che potevo lasciarle il regalo. E invece era a casa, capisci? Sono stanca, ma soprattutto vinta. È inutile nasconderlo. Ho avuto pochi momenti di gioia con Stephen. E non mi era rimasta che quella biblioteca e i bambini. Non ho avuto altro, non ho chiesto altro. E poteva essere lo stesso una buona vita serena. Non è stato il consiglio.
o i pettegolezzi o la cattiveria della gente. Sono stati bambini. Avrei potuto sopportare tutto, qualunque cosa, ma non perdere il tuo affetto e sentire che mi odiano. Alice. I'm not going to dedicate that. Mi sento la tua presenza. Ed eccoci arrivati a un momento molto importante. Qualche mese fa venne indetto dalla direzione della biblioteca un piccolo concorso per ragazzi che indicassero i 10 libri preferiti. Quando la prima pietra verrà posata, all'interno di essa noi chiuderemo questi libri. E ora si faccia avanti il giovane vincitore del concorso per controllare i libri e leggerne i titoli. Frederick Slater. Su, Fred, leggi. Le favole di Hans Christian Andersen. Racconti della Bibbia. Non so perché non ci sia Ellerby. Ora Libro tocca a lui. Del tesoro. Prendi tu il suo posto. Di Stevenson. Il libro delle meraviglie. David Copperfield. Robinson Crusoe. Avanti, Fred, continua a leggere. I tre moschettieri e il vocabolario. Io credo che Freddy debba gran parte della sua vittoria al vocabolario. Va bene, figliuolo, vatti a mettere seduto. Ed eccoci al momento culminante. Ora che il giudice Ellerby è arrivato, gli affidiamo subito il badile. Così darà inizio allo scavo delle fondamenta. Non c'è che una persona che abbia questo diritto. Alicia Hall. Vuoi dare una mano ad una vecchia amica? Lei non è un'amica mia. Fred! Lei
e non è amica di nessuno! Freddy... È stata cacciata via! Che ci viene a fare qui? Lo sanno tutti che cos'è lei! Avanti, diglielo! Dille tutto quello che si merita! Lei ci vuole distruggere! Lei odia tutti quanti noi! Ha tradito tutti! Tutti! Freddy! Se ne vada via dalla biblioteca! Se ne vada via dalla città! Non la vogliamo più! Lei è una nemica! Una nemica! Una nemica! Una nemica! Smettila! 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 Benissimo, è di sopra, a letto. Sì, sì, è passata. Sì, glielo dirò. E grazie per l'interessamento, Miss Lucridge. Buonanotte. A che scopo tante bugie? Che avrei dovuto fare? Dirle che se n'è andato? Che è uscito di casa come un matto? Non ci ha svergognato abbastanza? Eccolo, nostro figlio. Abbiamo sbagliato tutto. Avremmo dovuto pestarlo di botte come faceva mia madre con me. Altro che perdere il tempo a pestare quel piano. Il piano non lo pesto, lo suono. Riesci a cogliere la sfumatura? No, forse no. Non sono troppo istruito. Ecco, troppo istruito proprio non direi. Freddy ha vinto il concorso, ma tu non ci sei venuto. Se fosse stato un incontro di boxe, allora saresti stato in prima fila. E mi sarei divertito di più. Il concorso. Sai che ti dico? Ne ho piene le scatole della sua maledetta biblioteca e del tuo pianoforte. Ecco perché Freddy è così cambiato. Perché gli hai trasmesso il tuo odio cieco. Perché tutto quello che non puoi capire ti spaventa, ti fa paura. Avanti, piantala, figuriamoci se non era colpa mia. Io spero che a Freddy non accada niente di male. Ma se gli succedesse qualcosa, signor tutto sportivo, ma perché non vai fuori a cercarlo invece di litigare? E che notizie ci sono del ragazzo? Buone. Sembra che si sia calmato. Tutto benone. Guardati attorno. Ah, come vorrei essere una brava persona qualunque fra questa brava gente qualunque. Su, che è tardi, il consiglio comunale aspetta. Non puoi non essere sconvolta. Oggi è stato piuttosto brutino come spettacolo. Ma cerca di non perdere la calma. Certo che tu non la perdi la calma. Ma non lo vedi che sta succedendo? Non te ne accorgi? Ma sì. Una donna è stata licenziata. E per voi altri è come se aveste salvato la grande America. La città ha qualcosa di cui parlare. Io ho avuto un posto migliore. E tu molta pubblicità. Parli come se avessi imbrogliato la gente. Tu invece come lo chiami? Patriottismo? Ora devo andare. Ma che
ti è venuto in mente di portarla lì oggi? Dobbiamo andare d'accordo. Siamo un corpo unico. Sì, ma ricordati che i corpi hanno un cuore. Ma perché te la prendi tanto per una vecchia cocciuta e per uno stupido moccioso che si fa prendere da una crisi isterica? Non è uno stupido moccioso, lo sai bene. 6 mesi fa non ce l'aveva le crisi isteriche. Tutto era molto diverso 6 mesi fa. Va bene, che cosa dovremmo fare allora? Darle indietro il suo posto, questo dovremmo fare. E chiederle tutti scusa. Un momento. Ma che vi succede? State perdendo la testa tutti quanti? Non vi rendete conto che siamo in guerra? Calda, fredda, tiepida, ma siamo in guerra e dobbiamo vincere. Non possiamo andare per il sottile, uomo o donna, vecchio o giovane, un amico dei comunisti è un nostro nemico. Certo, qualche innocente ci andrà di mezzo, ma è necessario. Solo in questo modo il paese potrà salvarsi dal male che lo minaccia. Esattamente giusto. Esattamente sbagliato. Lui è un comunista. Parlano come te i comunisti. Che importa se pagano gli innocenti? Che importa chi ci va di mezzo pur di arrivare dove vogliamo arrivare? Sentitemi bene. Io non ho paura dei comunisti, perché li conosco e so come difendermi. Sono i falsi democratici che mi fanno paura. I politicanti ambiziosi come te. Ci stavamo scordando una cosa, tutti quanti. Che viviamo in un paese libero. E che la libertà di pensiero di uno qualunque fra i cittadini si tratti pure di una vecchia cocciuta è la sola garanzia dell'inviolabile libertà di tutti. E con l'aiuto di Dio spero di non scordarmelo più. Capito? Mai più! Bambino qui. Sogno, mamma. Avanti. Cosa ne dici, Paul? Non devo drammatizzare, non è vero? È solo la prodezza di un ragazzo isterico. I ragazzi normali non danno fuoco alle biblioteche, dico bene? Ma
fatalità. Perché non ci vediamo sopra? Così potremo ragionarne un po' con calma. Allora non hai capito niente. Non riesci neanche più a capire, più niente. Non voglio più saperne della tua ambizione, della tua carriera politica, capito? E spero di dimenticarmi che t'ho voluto bene. È stato Fred, l'ha saputo, vero? Ma la colpa non è sua, è di tutta la città. Ma è soprattutto mia. Non ho voluto combattere. Ho sentito che vuol partire. Mi auguro che non voglia abbandonarci. Dobbiamo restituire alla città la sua biblioteca. Ci aiuti. Non ho più intenzione di partire. Non voglio più scappare, resterò qui a ricostruire la biblioteca. E se qualcuno vorrà ancora stabilire per gli altri quali sono i libri giusti e non i giusti, prima di toccarli dovrà passare sul mio corpo.